solare nel pomeriggio di TV 2000 ben trovati, bentrovati ancora una volta, ben trovati con storie, con, con una compagnia che noi vogliamo farvi da, da questo momento per la prossima ora, perché eh, riteniamo con il lavoro sempre tanto importante della, della nostra redazione, della nostra produzione, insomma di tutto quello che sta dietro un programma eh, televisivo, però riteniamo di, di voler proprio portare nelle vostre case quello spicchio di luce. Allora, ehm, non riesce ad incontrare più il papà, ma è una gioia grande incontrarne il figlio. Eh, se io vi parlo di Francesco Benenato, in questo momento il nome è Francesco Benenato non credo che possa dirvi tanto, però se vi dico Franco Franchi, Franco Franchi... Dobbiamo solo dirgli grazie per le tante meravigliose risate e non solo. Fra Massimo Berenato e suo figlio, eh, chiedo scusa per la voce e tutta quella che ho, grazie, grazie, grazie Massimo, ben, grazie. ben arrivato. Quando grazie. ho detto può non dire tanto, intendo dire che cosa? Che certi nomi, e, e, e che a un certo punto Franco Franchi Ingressiero era un'unica... Un'unica ditta. locandina, sì, sì, sì. Un'unica locandina. È vero. Però oggi eh, Massimo è qui per parlarci di questo ehm, meraviglioso papà, veramente esatto. meraviglioso papà, che gli ha lasciato quella vena artistica che ha fatto sì che l'ultimo libro, Sotto le stelle di Roma, che è un romanzo tutto legato in fondo anche al mondo del cinema, Quello alla spettacolo. bellezza di una Roma che tanto ha dato... In quegli anni, insomma, eh, no, non farà forse l'attore il figlio di Franco Franchi, ma lo scrittore lo scrive. No, sa fare in realtà ho fatto anche una prova lo una so. volta. <ride> Però non era quello che, che volevo fare. Non realtà. era la cosa Io per la quale si si Da sentirà... lui ho preso questa creatività a cui tu ti riferivi. Sì. E ho imparato a suonare, ho studiato per tanti anni la chitarra classica, poi sono passato alla pittura, alla scultura. Quindi ho, ho diciamo, tutte le forme d'arte le, le ho volute provare. Però quella che mi. Eh, sento più mia è proprio la scrittura. Allora, eh, lui diceva, eh, sono, sono una stella, nato in una stalla. È vero. Eh, Quest'uomo che aveva l'arte di far ridere, di trasformarsi in mille persone diverse, era partito da una famiglia poverissima. Era una famiglia molto disagiata, c'è anche la leggenda dei figli, non si sa esattamente quanti fossero, io ne ho conosciuti soltanto sei. Però si parla di 14 figli addirittura e vivevano tutti dentro un unico stanzone e mio padre fin da piccolino, siccome il papà era emigrato in cerca di fortuna, si dava da fare, essendo il più grande dei maschi per aiutare la famiglia. Quindi andava davanti le chiese e faceva il Madonnaro, faceva tutti i disegni della, della Madonna. Poi, ha fatto il fornaio, ha fatto il pasticcere, insomma, ha fatto il facchino alla stazione, ha fatto una, una marea di lavori prima di diventare, diciamo, poi di mettersi a fare spettacolo. Di diventare poi il grande artista che era capace di, mh, di essere uno spettacolo da solo. Io credo che tuo papà fosse in grado di essere un uomo solo, capace di cambiare l'espressione, cambiare faccia, cambiare voce. Interpretare mille ruole insieme, cioè come riusciva a essere così? Ma era un allenamento che aveva avuto fin da bambino. Mia zia mi diceva che proprio da piccolino lui già faceva in modo di girare gli occhi, gonfiare la gola, faceva delle cose impossibili in realtà. Sì. E riusciva quasi a slogarsi la mandibola sì, sì, sì. e faceva queste. Ecco quando prima c'era la foto della posteggia, no? la famosa posteggia napoletana, cioè dove gli attori che non potevano permettersi un teatro andavano e si esibivano nelle piazze. E lui è nato da lì. Tanto è vero che lo stesso questa Ciccio, esatto, Eccolo. questa è una foto risalente agli anni '50 ed è bellissima perché lui sta imitando una scimmia, un orango. Si, ve, si vede, si nota. Se, no, si nota, <ride> e si, se, ci riusciva lui e ci riusciva esatto. lui, Ciccio Ingrassia Ciccio Ingrassia è stato il tuo padrino di, il mio padrino di, battesimo. di battesimo e c'è stato fra loro un'unica un un lunga storia di amicizia professionale e umana assolutamente sì eh, sono stati meravigliosi eh, erano, perché uno l'opposto dell'altro noi, noi spesso diciamo che sono stati più insieme loro che noi, noi della famiglia <ride> perché i primi, certo. i primi anni di vita io non lo vedevo mai papà perché tutti quei film che facevano era incredibile, però devo dire che quando c'era una festa, un compleanno, qualunque cosa, qualunque data importante, lui si ritornava a casa. Eh, tu hai, hai raccontato più volte come eh, nel giorno nel giorno dell'addio Cicciengrassia sia stato capace di dire delle parole dolcissime di tuo padre, facendo proprio riferimento a un set cinematografico. Cioè, Vorremmo che ora ci fosse lo stop, no? Eh sì. E qualcuno eh sì. dicesse stop, fine eh, scena. Si era strappata la fotografia, erano loro erano una coppia a tutti gli effetti, anche quando si, si parla sempre dei famosi litigi, ma in realtà erano dei, dei battibecchi, non c'era niente di, di così eclatante. Era anche un naturale e normale contrasto, no? Nel senso che per creare una scena, per creare quello che a noi faceva tanto ridere, ci doveva anche essere dietro una. Una costruzione e anche un contrasto, certo, che erano certo. assolutamente regolari. Allora, nel, nel gatto e volpe del Pinocchio Comincini. televisivo di Comencini, eh, ottengono forse la, la cornice d'oro ad una carriera eh, fatta di, di, di risate, fatta di, fatta di arte. Di grande arte. Sì, sì, è stata una bella prova d'attore. Io credo che meglio di loro, come Gatto e Volpe, non, no, non potesse fare nessuno. Erano perfetti. Erano assolutamente Lo stesso Comencini ne era entusiasta, e papà ne era entusiasta, era il suo fiore all'occhiello, finché poi ha fatto la, la giara di Pirandello con i fratelli italiani, che è stata anche un'altra cosa abbastanza. Ma ricordiamo importante. anche Rinaldo in campo, insomma, sì, ricordiamo... sì, di cose ne hanno fatte tante. Stiamo tanti. parlando, attenzione! perché sennò poi facciamo, rischiamo l'effetto Totò, no? cioè di una critica un po' spocchiosa eh, che, no, che non riusciva a capire quanto grande, eccolo qua la giara di Pirandello, lo vediamo, quanto grande fosse la qualità di quest'attore, che come papà era... Era un papà da invidiare, nel senso che era un papà dolcissimo. Ma lui aveva questa dolcezza e questa allegria innata, cioè lui era, non è che lo faceva apposta. Lui era così anche a casa, cioè passava da la, da la, dalla chitarra al pianoforte, all'arpa, oppure sì, quando eravamo fuori prendeva le foglie e suonava la foglia, che era una cosa che non mi ha mai spiegato come faceva. Ma Però era lo incredibile. Faceva? Sì, io lo accompagnavo con la chitarra e lui faceva questo suono tipo violino e la gente pensava che, che, che ci fosse un blef, qualcosa, cioè, ma come fa? aveva tutte queste trovate, queste cose e poi faceva tanti scherzi a mia madre che, che mia madre al contrario di mio padre era una persona molto semplice, molto chiusa, molto intima loro si erano conosciuti ragazzini giovanissimi, papà 17 e mamma 13 anni oh, piccoli <ride> eh, sì. e sono stati insieme Tutta la vita, tutta, la vita, tutta, tutta la, vita. la vita. E la mamma era. Questo sei tu, però. Questo sono io, sì, sì, questo sono io, tutta, 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 un anno. tutto latte, eh. Quando la mamma credeva nella supernutrizione, giustamente, <ride> bimbo meraviglioso. Sì, sì, ma allora. qui si vede tutta la sua gioia perché era così. Eh, amava Eccolo i qua, lo vediamo il giorno che bella la mamma. Il giorno delle nozze con la mamma, ma tra qualche minuto vi racconteremo di quanto Massimo, Benenato diede fuoco a casa. E suo padre? Cosa fece suo padre Franco Franchi? Tra un istante tenete la finestra aperta così esce anche il fumo, l'odore dell'incendio, arriva l'ora solare, ve lo raccontiamo tra un attimo. A 360 gradi, straordinario, nell'accessione proprio del termine, fuori da ogni ordinarietà. Era un uomo unico: è vero, irripetibile. Un papà meraviglioso. Sì, che, sei sempre tu, questo, questo sono io. Sì, sei sempre tu. Che giocava con voi, figli: cioè, era un papà capace di essere. Ecco, non aveva niente di, de, del padre rigoroso, severo. No, in realtà se c'era qualcosa che non andava, ecco. chiaramente ci, ci chiamava all'ordine, ecco. solo che era difficile rimanere seri, perché lui anche se faceva con la, <ride> con la, con la guancia così veniva da ridere. Mi sì, pare diciamo. brutto scoppiare a ridere in eh, faccia al eh, proprio padre, sì. però se il proprio padre è Franco Franchi, che vuoi da me. Esatto. Ecco, quando è che hai dato. No, scusate, non era, non era detto, è detto col massimo rispetto. Quando è che hai dato fuoco? Allora avevo, avevo 4 o 5 anni e eh, questo già parzialmente, ti scusa? Mi scusa, avevo trovato dentro un cassetto di, nella sala da pranzo. Sai quegli accendisigari che andavano una volta di moda, a fatta pistola, no? Sì, quindi non lo so perché. Ho preso questo accendino, l'ho acceso, sono, mi sono avvicinato alla tenda della finestra e gli ho dato fuoco. Ti spiego perché. Fortunatamente, siccome la casa era su due piani, io sono andato subito giù perché sennò avrei potuto creare qualche problema. E io ho detto a mio padre, papà, papà, ho fatto come te nei due pompieri. Al ah, che certo. lui subito ha capito, perché mi conosceva che ero abbastanza monello, ha schizzato su in un lampo, ha tirato giù la tenda, ha cominciato a montarci sopra. Insomma, l'ha spento perché poteva diventare veramente pericoloso. E dopo cosa ti ha detto? Dopo mi è, si è avvicinato e mi ha detto che hai fatto? Tu? Io gli ho detto ho fatto come te nei due pompieri. E lui si è messo a ridere perché Beh, diceva... Che splendore! Che cosa mi doveva dire? Eh, lo so, <ride> però... Non è, non è, non poi è così. chiaramente mi ha detto non si fa, sono spariti tutti gli accendini da casa. Chiaramente. Certamente, gli accendini da casa sono veramente... c'è stata la, la pulizia. Però dove sta la parte bella? Nel, Nell'immaginare che questa eh, bonarietà, questo modo che lo rendeva poi caro a tutti noi, qualsiasi cosa facesse, fosse naturale anche in casa. Ecco, Perché sai, c'è nulla contro, ma ci sono anche persone che sono una cosa... Vista in scena è un'altra... Sì, guarda, lui, lui se ha avuto una dote grandissima è quella di essere rimasto sempre se stesso. Lui si ricordava da dove veniva, aveva una generosità incredibile. Lui non, quando faceva i film non prendeva il cestino se prima non l'avevano avuto tutti quanti quelli che lavoravano. <ride> ehm... Da questo punto di vista era una persona straordinaria. Eh, io infatti sto, sto scrivendo adesso qualcosa su di lui, però dal punto di vista dell'uomo, perché mi piace farlo conoscere anche da questo sì, punto di vista. Sì, noi ti siamo grati di questo, ma anche per il fatto. Ora parliamo ovviamente del tuo, eh, del tuo libro, eh, ma perché è bene che si eh, è bene che si ricordi, anche perché, sai, per, ma non è solo la mia generazione, per, per tutti quelli che hanno oggi, perché poi. Questa è la bellezza del cinema, che tu non, non muori mai, no, no? No. Ti, ti si rivede. No, io Insomma, ho... un uomo capace di strappare la risata in ogni, in ogni istante. In ogni occasione, sì, sì. Una volta mi raccontò che andò all'ambasciata russa invitata, invitati, lui e Ciccio, dopo un po' si, si annoiarono perché, sai, i russi sono sempre un po'. Sulle loro Allora improvvisamente fece l'occhiolino a ciccio Si alzò ciccio Si mise un tovagliolo sul braccio no. E cominciò a fare il cameriere Mio padre si alzò e dice, scoppiarono tutti a ridere E eh certo si, Diventò una festa erano, erano, Finalmente era diventata erano una festa Questi sono, guardateli cioè, Quanto, quanto, quanto gli dobbiamo eh, Papà è scomparso nel 92 9 dicembre del 92 Del 92 esatto. e, mh, eh, Però forse il verbo non è giusto dire che è scomparso, nel senso che uno no, tu è, lo senti sempre... È andato da un'altra parte, io lo sento sempre. Una... Se vuoi ti racconto una cosa velocissima eh, che sì. mi è successa e di cui ancora oggi mi, vengono, mi viene la pelle d'oca. Praticamente io sono rientrato a casa dopo una cena, lui era andato via già da qualche giorno, da qualche mese, e sono entrato nella mia stanza, ero al buio, ho sentito un click e pensavo, dico, ma da dove è venuto? C'era cioè, silenzio, era mezzanotte. Si è accesa la televisione da sola, lui è apparso in primo piano e recitava la poesia al figlio di Kipling sé. Quindi vi lascio immaginare la mia reazione. Eh, è un po' tanto. Un eh. mezzo infarto, sono sì. rimasto lì, però poi, siccome sono uno che reagisce, io ho detto mi stai dicendo che sei in zona, va bene, l'ho capito. Che eh, carino sì. che sei Massimo, mi stai dicendo che sei in zona sì, e poi. Ma lui mi ha, mi ha cambiato la vita anche dopo. Devo dire, forse io sono venuto fuori proprio nel momento in cui lui se n'è andato. Ma grazie a lui però. Sì, a questo, a questo io credo, cioè, forse è un passaggio naturale di, di testimone, un di dire adesso vai, sono stanco, vai esatto, avanti tu. Vai avanti. Il senso è questo. Questo libro che tu scrivi sotto le stelle di Roma, Spazio, Cultura, eh, Edizioni, ha dentro qualcosa di tuo papà? Sì, è ambientato a Roma come hai detto tu prima, e parla di, di ambiente dello spettacolo, ma soprattutto di amore sotto un punto di vista un pochino più ampio. E infatti c'è un personaggio particolare che si chiama Agnia e non so se tu sai, ma è il terzo occhio per, per gli indiani, quindi è una donna dotata di una visione particolare. E poi c'è una grandissima attrice, la più grande attrice del mondo, a cui io ho dato delle caratteristiche di papà, tra cui quella di sapersi rapportare in qualunque situazione si trovasse. Mio padre poteva stare con le persone più umili e con i più nobili senza problemi. Perché era un signore lui? Eh, questo sì. mi permetto di dirlo, cioè era talmente... Signore, lui dentro e esatto. eh, fuori, da, perché noi siamo abituati a vederlo sempre con la trasformazione del viso. Ma quando sorrideva e basta, eh, era, esatto. era quello che era. Ma io dico sempre che lui le, 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 semplicemente con la sua pre presenza cambiava l'atmosfera del posto. Ora, leggiamo Sotto le Stelle eh, di Roma, ma mh, qual è. Il dono più grande che tuo padre ti ha lasciato, che spero sarà nel prossimo libro che tu scriverai o comunque nel lavoro che stai scrivendo dedicato a lui? Ma la, 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 Io penso che prendere con ironia tutto quello che mi capita. Lui, lui diceva sempre che era tutto un gioco, un po' come dicono le filosofie indiane, no? il Vila, certo. il gioco. E mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a non avere pregiudizi su, su niente e nessuno, a rispettare le persone qualunque, di qualunque cetosiano. E ad essere gentile, perché lui era molto gentile, lui aiutava veramente, ha aiutato tantissime persone. Abbiamo avuto testimonianze di eh, sconosciuti che ci hanno detto che grazie a lui hanno risolto situazioni difficili. Quindi tuo padre faceva il bene ben oltre il bene della risata? Sì, assolutamente sì. In silenzio. Io dico sempre che per me è un supereroe, supereroe dell'allegria. Almeno quello che Ah, senti, <ride> guarda! Io penso che possa essere. Come dire, più che contento di questo figlio che, che lo definisce così. Eh, Beatrice e Benedetta, 17 anni e 10 anni, le tue ragazze, sì, sì. le tue figlie. Eh, li vedete insieme i film? Sì, sì, io, io già eh, ogni tanto ne metto qualcuno, c'è la piccola sì. che lo imita, si traveste, fa le battute. Io ogni tanto dico, ma che sei la reincarnazione? Dimmelo, io sono contento. <ride> Eh, fa delle cose incredibili l'altra tipica adolescente che è un pochino più chiusa sì che... ma lì c'è il nonno che suggerisce <ride> esatto, secondo esatto. me a chi, a chi si pavoneggia come se, come se fosse la gente che cosa ti dice come ultima domanda te la faccio ancora oggi di Guarda, questo francesco venenato quest la cosa più bella quando vado in giro a fare le presentazioni specialmente in Sicilia chiaramente io la chiamo metamorfosi franchiana più che kafkiana nel senso che appena si sa che io sono il figlio di mm. Le persone si aprono, sorridono e cominciano ad essere amichevoli, anche se sono arcini, anche se sono chiuse. Sì. Ed è un dono incredibile perché io ne lo, lo, è, a, è a credito mio, cioè io lo sto usando per me stesso, Beh, Ed è una cosa detto, bellissima. Va detto che tu comunque sei frutto di papà e mamma, però sei una persona solare con la quale si Grazie. parla così volentieri. Però io credo a questa cosa. Anni fa, non faccio il nome del marchio, eh, Franco Franchi regalò il suo volto alla pubblicità di un rasoio. Ora, come bambini e bambine potessero avere l'interesse a cercare quel momento di pubblicità perché pur di non perderselo, ecco, tutto questo faceva parte di un fammi fare una risata, fammi sorridere, vero, perché questo c'era dietro il grande lavoro di quest'uomo, la gratuità del sorriso. Quindi quell'apertura è, è un altro dei suoi vero. regali. Mettiamola così. Allora, sotto le stelle di Roma, Spazio Cultura Edizioni, per ritrovare nella grande diva qualcosa del grande Divo Franco grazie. Franchi. Grazie. Grazie. grazie a Massimo Belenato, grazie. Grazie, grazie Cara, due baci. Fai ah, il libro. Il sì. libro, il libro, eh, assolutamente. Eh, eh, grazie, eh. grazie, eh. grazie Massimo. Eh.